Sabato è stata una gran bella partita. Abbiamo giocato, come ben sai, contro il Letojanni, che era la squadra prima in classifica, imbattuta ancora in questa stagione. Devo dirti con onestà che abbiamo fatto una prestazione corale molto importante. Sicuramente questo ci darà sprint per le ultime 6 giornate che mancano, perché adesso non possiamo nasconderci. Dobbiamo rincorrere la seconda in classifica che dista da noi 6 punti e purtroppo dovremmo vincerle tutte per recuperare questo gap. È un'impresa assolutamente possibile, però. Sì, sicuramente, anche perché abbiamo 4 partite in casa e 2 fuori, quindi secondo me ora il morale dei giocatori è alle stelle dopo questa vittoria. E quindi tutto dipende da noi di mantenere questo ritmo fino a fine stagione. Poi, se la seconda riuscirà a vincerle tutte, allora bravi loro, ma noi almeno ci dobbiamo provare fino alla fine. Come si fa adesso a spiegare ai ragazzi che non si è diventati invincibili? No, questo già ne abbiamo parlato ieri. Sicuramente giocare contro una squadra così forte e vincere è un'iniezione di fiducia molto positiva. Il discorso è non calare con le squadre che sono alla nostra portata o che abbiamo già battuto al girone di andata. Quella è la problematica principale, secondo me. Siete in linea con i programmi? Sì, alla fine il nostro obiettivo è quello di fare un campionato di vertice. Sicuramente adesso ci troviamo lì a combattere e la società ci crede come ci crede lo staff e i giocatori stessi. Questo finale di stagione, che segreto nasconde? Ma sicuramente la problematica principale sarà quella di mantenere questo ritmo, come ti dicevo. Poi, arrivato ai primi d'aprile, quando finirà il campionato, stileremo sicuramente quello che è andato bene e quello che è andato male.